Ciao a tutti, siamo di nuovo sull'Avenger Elettrica per alcune piccole, diciamo, curiosità sull'utilizzo dell'infotainment. Qui siamo sull'elettrica, ma quello che dirò ora vale anche per quella termica. Allora, quando io volessi spegnere il display dell'infotainment, devo tenere premuto a lungo l'interruttore. Mi appare l'orologio, diciamo, digitale. Alcuni hanno chiesto, io vorrei sempre l'orologio analogico, che è questo. Molto semplice, per farlo basta lasciare la videata dell'orologio analogico e andare a spegnere l'auto. L'auto adesso si è spenta, io però per far spegnere tutto devo far finta di scendere, quindi aprire la portiera. Apro la portiera, esco dall'auto, eccetera. Rientro, riaccendo la macchina. A questo punto, ovviamente, il sistema mi propone la videata principale, ma se io vado a spegnere il display, vediamo quale orologio mi propone direttamente l'orologio, scusate, in formato analogico, quello che magari alcuni propongono, preferiscono, scusate. Così come abbiamo visto per l'orologio, il trucchetto di spegnere e riaccendere la macchina può essere utile anche per altre funzionalità. È capitato ad esempio che qualcuno non riuscisse ad attivare gli abbaglianti automatici, quelli che si attivano quando non ci sia nessuno che incrocia l'auto e si disattivano quando invece un veicolo passa in direzione opposta. È bastato togliere quell'impostazione, spegnere la macchina, riaccendere la macchina, mettere l'impostazione e a quel punto hanno funzionato. Lo stesso a volte vale anche per il rilevamento dell'angolo cieco, del passaggio nell'angolo cieco. Quindi togliere l'eventuale settaggio di quella funzionalità che non funziona. Spegnere l'auto, riaccendere la macchina, impostare quella cosa, riattivare quella funzionalità e verificare se funziona. A volte funziona. Passando dalla radio oppure tre dita da media, in impostazioni noi abbiamo delle impostazioni del volume che ci possono interessare, ad esempio la voce di sistema, quella che poi userà il navigatore. Lume voce adattato. Volume voce adattato. Possiamo Volume voce adattato. aumentare o diminuire la Lume voce voce adattato. con cui il navigatore ci darà informazioni. Possiamo anche andare a aumentare o diminuire il suono col quale il nostro sistema di infotainment replicherà una telefonata in arrivo, quindi ci avvertirà di una telefonata in arrivo. Questa è la voce che noi non sentiamo perché è quella che sarebbe utilizzata dall'assistente vocale dell'auto, per attivare il quale ci vuole un abbonamento specifico, la suoneria delle notifiche e il suono, il feedback audio, il feedback, scusate, audio del touchscreen. Forse non si sente neanche a tutto volume. Questo invece è l'avviso audio delle aree di pericolo, che in realtà quando c'è il servizio attivo, quindi quando si paga l'abbonamento specifico, è quello che avverte della presenza di autovelox. Andando su impostazioni noi possiamo aggiungere un profilo nuovo, quindi più utenti possono creare profili per cambiare ad esempio le impostazioni delle luci d'ambiente e altre cose. Crea nuovo profilo, crea, andiamo a indicare il nome, mettiamo prova, invio, avanti, scegliamo quello che l'auto chiama avatar, quindi un simbolo che identifichi il profilo, questo, avanti. E la macchina crea il profilo. Poi all'interno del profilo noi possiamo andare a come dire, definire alcuni parametri. Intanto possiamo associare un dispositivo. Possiamo associare un dispositivo. Verificate che non ce ne siano già due associati, perché più di due telefoni non possono essere abbinati alla macchina. Associa. Il mio Bluetooth è attivo, vediamo se lo trova. Esatto. iPhone 3, che è il mio, quindi andiamo a selezionarlo. In
il dispositivo supporta Apple CarPlay, tutto impostato, iPhone 3 associato, la chiave d'accesso ai dati personali del profilo, per utilizzarlo tenere attivo il Bluetooth. Ok, quindi ignora. A questo punto, se noi vogliamo usare CarPlay, lo usiamo da qui, usa CarPlay e parte, e va bene, home eccetera. Se noi vogliamo tornare alla videata home, premiamo il tasto home, ma abbiamo sempre CarPlay disponibile qui. Con il telefono impostato, quindi collegato, noi possiamo sfruttare Siri, quindi l'assistente vocale del telefono, attraverso il tasto del microfono, anche se non abbiamo i comandi vocali abilitati, perché ci vuole un abbonamento specifico dell'auto. Quindi se io tengo premuto a lungo il tasto, ecco qua, mi si attiva Siri. Che tempo farà oggi pomeriggio? Non mi sembra di aver capito bene. Non gli ho risposto, cioè gli ho dato una, un comando sbagliato. Se io tengo premuto a lungo, che tempo farà oggi? Oggi il cielo sarà sereno. La temperatura durante la giornata sarà di circa 26 gradi. Durante la notte la minima sarà di circa 14. Eccetera. Quindi noi possiamo, attraverso il tasto senza fili, perché qui abbiamo Apple CarPlay senza fili, ma questo funzionerebbe comunque perché qui è solo la trasmissione del comando vocale all'assistente Siri dell'iPhone, riuscire a comandare l'iPhone dal tasto del microfono e farci dire informazioni. Che distanza c'è fra Torino e Milano? La distanza tra Milano e Torino è di circa 143 km in automobile. Ad esempio, oppure ancora, avendo Apple CarPlay di fatto già attivo, possiamo impostare vocalmente un percorso. Indicami la strada per via Roma 45 a Torino. Ecco le indicazioni per via Roma 45 Torino. Ok. E mi dà l'indicazione, io poi decido se andare o no. Qui ho il navigatore mappe di Apple e quindi io posso... Avvio l'itinerario verso via Roma 45. Adesso l'ha preso perché io parlando ha capito. Procedi che io dovessi parlare. Va bene. Quindi gira a sinistra. Interrompi la navigazione. Bene, la navigazione è stata interrotta. Perfetto. Qui possiamo avere anche il navigatore sempre del telefono. Guardate tra l'altro con quale reattività. Io sto usando Apple di mappe, mappe di Apple, scusate, sul display da 10 pollici dell'Avenger, con una definizione veramente molto buona, soprattutto una reattività molto buona, e posso usarlo comandandolo dal tasto del microfono. Avevo già detto che premendo con tre dita si arriva, diciamo, alla videata che permette di andare a scegliere come widget le singole funzionalità o impostazioni. Se noi teniamo premuto a lungo con le tre dita, si attiva l'engineering mode. Attenzione, è un modo attraverso il quale si possono scaricare dei file diagnostici. Bisogna inserire un codice opportuno che dà accesso in modo più approfondito al sistema, dal quale poi poter appunto scaricare dei file di log, verificare le attività eccetera. Se non siete più che esperti, io non lo farei, e io ovviamente su questa non lo faccio. Vi dico solo che questa è la modalità di accesso a questo engineering mode. Bene, queste sono alcune delle funzionalità, delle curiosità che si possono trovare andando a smanettare sull'infotainment della nuova Jeep Avenger. Spero alcune informazioni vi siano state utili e spero che il video vi sia piaciuto. Magari lasciate un like e iscrivetevi al canale. Alla prossima, buone chilometri a tutti, ciao!